meccanismo e per questo ha vinto il premio Nobel. Poi cosa ha valutato? Ha valutato che se noi togliamo tutti gli aspetti, diciamo, ostili che un organismo può incontrare nella sua vita, quell'organismo ha più possibilità di mostrare quello che l'evoluzione ha accumulato nel patrimonio genetico. Cioè molto spesso quello che i nostri genitori ci hanno regalato, molto spesso viene offuscato proprio dall'ambiente che è ostile, dalle malattie che interferiscono su quello che il patrimonio genetico vorrebbe esprimere in quell'organismo. E vedete, la conseguenza qual è? Che la longevità di una specie è proprio legata all'ambiente dove questa persona, questo organismo deve vivere. Il volo, un cervello molto evoluto sono adattamenti voluti dall'evoluzione che, diciamo, migliorando le condizioni e dando a quell'organismo le capacità di eliminare le ostilità dell'ambiente, chiaramente gli prolungono la vita. Voi immaginate la vita di un uomo preistorico e la vita dell'uomo moderno. Cioè adesso siamo addirittura all'opposto, cioè dato che agiamo direttamente sull'ambiente e lo moduliamo a seconda di quelle che sono le nostre esigenze, l'ambiente lo rendiamo ostile con le nostre opere. Allora, chiediamoci perché invecchiamo. Ci sono tantissime teorie. Io ho fatto uno studio che è durato alcuni mesi, non è che abbia trovato tutto, diciamo, in una settimana o in 15 giorni. Perché ci sono tantissime teorie e nessuna spiega in modo compiuto il perché noi stiamo invecchiando. Ci sono teorie vecchie come questa qui, che lega la longevità a delle formule matematiche, cioè chi ha un cervello volumetricamente ampio e quindi ha un indice cervello-corpo abbastanza elevato è una persona che vivrà più a lungo. Chi ha un metabolismo accelerato avrà una vita un pochettino più corta. E questo, per esempio, è un cervello della stessa persona, 36 anni, 82 anni. Vedete come il cervello si è atrofizzato. Allora, se a 82 anni avessi il cervello come a 36 anni, chiaramente avremmo una speranza di vita con un orizzonte ancora molto alto. Cioè l'atrofia cerebrale è legata all'invecchiamento e quindi sai che il traguardo che devi raggiungere è abbastanza vicino. Poi c'è la teoria che è legata al funzionamento delle tante ghiandole che abbiamo sparse a livello del nostro corpo. Sapete che le ghiandole sono correlate l'una all'altra, c'è la ghiandola principale che è l'ipofisi, direttamente in contatto con una zona del cervello che si chiama ipotalamo. Ecco, quando tutto funziona bene e c'è, diciamo, una correlazione giusta tra queste ghiandole, la vita prosegue. La vita prosegue senza intoppi. Perché? Perché è un sistema che si autoregola. Quando questa autoregolazione, a seconda delle esigenze dell'individuo, viene meno, ecco allora che ci sono certi organi ed apparati che non funzionano più come prima. La ridotta produzione dell'ormone della crescita e di un altro ormone delle suvenate, la donna in menopausa che ha una ridotta produzione di ormoni sessuali, la produzione in eccesso del cortisolo, sempre da parte delle surrenali, che va, diciamo, a danneggiare il sistema immunitario e quindi diminuisce le difese dell'organismo. Poi c'è la teoria immunologica, cioè noi sappiamo che nella persona anziana la risposta immunitaria è una risposta deficitaria e quindi è direttamente correlata all'invecchiamento. Quando noi nasciamo e fino alla pubertà abbiamo una ghiandola dietro lo sterno che si chiama timo.
che regola la produzione, diciamo, di una difesa immunitaria che viene sviluppata da certe cellule. Poi questa ghiandola si atrofizza e chiaramente questa difesa diminuisce. Poi oltre a questa ghiandola ci sono altre ghiandole che col passare del tempo diminuiscono la propria efficienza. Abbiamo le linfoghiandole, abbiamo la linfa, abbiamo il midollo osseo, la parte rossa del midollo osseo che crea proprio le cellule che poi vanno a finire nel sangue. Ecco, alla diminuita capacità di queste cellule di aggredire gli ospiti nocivi viene legato il fatto che la persona anziana, per esempio, è più suscettibile alle malattie infettive. Poi se andiamo a vedere il numero di anticorpi nella persona anziana è un numero che diminuisce e vediamo degli strani anticorpi che sono rivolti contro noi stessi. Sono gli autoanticorpi che sono rivolti verso particolari distretti del nostro organismo. Perché succedono queste cose qui? Perché l'organismo non riesce più a riconoscere come propri certi costituenti suoi, certi distretti suoi, o perché, diciamo, il meccanismo del riconoscimento viene alterato. E allora hai delle malattie che sono come quelle malattie che si creano quando ci sono i trapianti, cioè hai degli anticorpi che aggrediscono i componenti del tuo organismo. E quindi abbiamo un aumento delle malattie autoimmuni, vedete? L'artrite reumatoide è una di queste qui. Poi vengono meno altri tipi di cellule che aggrediscono specialmente le cellule tumorali e questo può spiegare perché nella fase avanzata i tumori sono più frequenti che, diciamo, nell'età giovane della vita. Ecco, però se le difese immunitarie sono una testimonianza della vitalità dell'individuo, la vecchiaia, diciamo, trova come marker di invecchiamento una diminuzione delle difese. Molto spesso c'è chi si chiede: ma è la vecchiaia che diminuisce questi sistemi difensivi o sono le malattie che accompagnano la vecchiaia che vanno ad alterare questi meccanismi difensivi? È un punto interrogativo. Fatto sta che se noi abbiamo una persona longeva, questa persona è certamente una persona che ha un buon sistema immunitario. Quindi l'immunità elevata vuol dire che le sue difese sono difese, diciamo, molto intense, come quelle di un organismo giovane. Questo studioso italiano cosa ha ipotizzato? Cioè, lui ha visto che migliorando le condizioni igieniche aumentava la longevità delle persone. Allora lui ha pensato una cosa: se noi continuamente veniamo aggrediti da microorganismi che troviamo in un ambiente poco igienico, a lungo andare, cioè quella parte dell'organismo che ci difende è una parte che si stressa a tal punto da esaurirsi. L'ha collegato al fatto che migliorando le condizioni igieniche, le condizioni di vita delle persone, diciamo, sono condizioni di vita che si allungano la longevità. Voi immaginate che a metà del 1800 l'età media, quindi la speranza di vita a Londra, era circa di 37 anni, ma a metà dell'800, perché la stragrande maggioranza erano i bambini che morivano. E quando vai a fare una media, un bambino su due era destinato a morire, purtroppo, proprio per le condizioni igieniche. Poi è saltato fuori questo signore che vedete in mezzo, diciamo, fra i suoi due colleghi, perché lui ha vinto il premio Nobel nel 95, che già negli anni 50 aveva formulato la teoria dei radicali liberi. Cosa sono i radicali liberi? I radicali liberi sono delle molecole
un pochettino irrequiete perché sono instabili, hanno degli atomi